No. Buongiorno a tutti, bentornati sul canale, per chi è nuovo, benvenuto. Ricordatevi, se vi va, di iscrivervi al canale cliccando il tastino rosso qui sotto, è gratuito, e attivate la campanellina così non vi perderete i prossimi video in arrivo, che saranno tanti, spero vi piaceranno, e così ci teniamo compagnia assieme. Allora, oggi, come avrete intuito dal titolo, realizzerò insieme a voi questo make-up utilizzando tutti i prodotti della linea Pillow Talk. Faccio una premessa: sono usciti pochissimo tempo fa, perché sono usciti in differita rispetto agli altri, due blush liquidi nella variante Pillow Talk Original e Intense. Non li ho acquistati e al momento non penso proprio che li acquisterò, perché come avete visto nel precedente video dedicato al brand, che vi lascerò alla fine di questo tra i suggeriti, io possiedo già il Pink Gasm e il Peach Gasm, che sono due blush con la medesima formula, uno rosato e uno pescato, e sinceramente al momento non sento l'esigenza di acquistarne altri. Mi sento di possedere tutto ciò che mi serve per avere un make up completo e avere anche scelta. Vi farò vedere appunto tutti i prodotti della collezione in azione, spero di tenervi compagnia e di essere quanto più esaustiva possibile. Ci sarà il tutorial, quindi il Get Ready With Me, alla fine vi dirò quali sono le mie considerazioni finali. Fatemi sapere tramite un pollice in su se il video vi è piaciuto e se vorreste vederne quindi altri di questa tipologia. Io vi mando un grosso bacio e vi lascio al tutorial. Ok ragazze, vi avvicinate un pochino così potete vedere meglio. Se mi vedete già leggermente luminosa è perché ho già fatto skincare e ho applicato un pochino di questo campioncino del Brightening Youth Glow, quindi un primer illuminante, idratante, però vi devo dire che confermo, avendolo provato un pochino, che non è assolutamente appiccicoso, unto, pesante, non si percepisce sulla pelle, si asciuga, si assorbe molto velocemente e sembra di non avere nulla, però rilascia questo bel feeling. C'è da dire una cosa però, che ha, a mio avviso, no, una volta poi applicato e assorbito non si notano, però ha un pochino di micro sparkle all'interno, ma niente di fastidioso. Devo dire che a me nel complesso questo primer piace, mi va a levigare un attimo e a dare un pochino di luminosità. Allora, oggi voglio farvi vedere in azione l'Airbrush Flawless Foundation, perché l'ultima volta, sapete che vi ho già girato un video su Charlotte Tilbury, sul brand, mi trucco solo con prodotti Charlotte Tilbury, ma in quel caso puntiamo una base molto luminosa, molto glowy, e avevo scelto il suo fratellino e tutti i prodotti in crema, mentre oggi andremo ad utilizzare la linea Pillow Talk. Io l'ho nella colorazione 3 Neutral, che però è veramente, veramente chiara. Ve la faccio vedere sulla mano. Come vedete è parecchio chiaretta. Allora, ho pensato, chiaretta e corposa, magari viene fuori veramente una schifezza, ma di mischiarci una punta piccinissima del Brightening CC Serum di By Terry nella variante 4 Sunny Flash, che è bella bella scuretta. Lo vado a shakerare e vado a mettercene proprio una micro punta, se esce, perché non è scontata la cosa affatto. E dai, ecco qua, perfetto, cioè vedete, proprio una puntina. Poi vediamo, eventualmente vado ad aggiungere un po' di uno, un po' dell'altra. Il CC Serum non ha una grande coprenza, non è come miscelare il fondo con un altro fondotinta più scuro, quindi dà giusto quel tocco di caldo in più
Vado ad aggiungere ancora una puntina di fondotinta, se no ho paura di non riuscire a fare tutto il viso, ok, proprio una goccia, e basta scaldarlo un pochino. Regolatevi con le colorazioni perché la 3N per la me, diciamo, di tutto l'anno va bene, tutto sommato posso scaldarlo un po' con questo escamotage, però è parecchio chiaro, ecco, quindi regolatevi un pochino. Ok, vado a fare così. Come vedete è bello coprente e si asciuga in fretta perché non riesco già più a prelevarlo dalla mano. Ho già bagnato la spugnetta e vado a stenderlo. Diversamente dall'altro, in questo caso siamo davanti a un fondotinta molto più asciutto, molto più coprente, corposo, che si deve lavorare velocemente. E se l'altro ha una coprenza medio-bassa, questo ha una coprenza decisamente, se vengo a fuoco, più elevata, molto più elevata. E boh, vado a stenderlo bene anche sul collo. Ok, ho applicato il fondotinta. Devo dire, che a me piace molto, però è un fondo che utilizzerei per una bella una serata, per un'occasione, però non giornaliera, ecco, più per un'uscita serale, oppure anche di giorno, ma se avete una reale necessità di coprire qualcosa, se avete dei rossori, volete essere al top, delle macchie, delle discromie, allora ok. Ma se tutto sommato, come me, avete una buona pelle, secondo me, per un trucco quotidiano, giornaliero, non è il caso di usare questa coprenza. Poi fa un bel effetto perché leviga, appiaia i pori, mi piace. Però ecco, io lo andrei a miscelare con qualcosa di un pochino più idratante, come in questo caso. Avrei potuto usare l'Hollywood Flawless Filter, sarebbe stato perfetto per rimanere in casa Charlotte Tilbury, però avevo proprio bisogno di qualcosa che me lo scurisse un cicinino e l'Hollywood Flawless Filter l'ho nella colorazione 2, quindi molto chiara. Se vi chiedete cos'è questo, sì, ho fatto la cavolata. Avevo il capello rovinato, sfibrato, soprattutto il ciuffo davanti, sarà che è quello che tiro più spesso, che piastro di più. Non me lo potevo più vedere perché poi si staccava dal resto dei capelli, l'ho tagliato. Vabbè, stendiamo un velo pietoso. Magic Away Liquid Concealer nella colorazione sempre 3, Fair, ok. Come sapete, io ho tolto la spugnetta perché volevo toglierla per lavarla, si è strappata. E adios. Non è un prodotto che ricomprerò. Non credo proprio almeno, però ve ne ho già parlato e ve ne tornerò a parlare nel video review su tutti i prodotti Charlotte Tilbury. Ne metto un po' anche qua dal naso, che è sempre la mia zona critica, e soprattutto questa parte qua di sinistra, perché ho diversi capillari e venuzze. Comunque, non è un correttore, lo sapete che ritengo sia malvagio, ma non vale i soldi che costa. Intanto c'è pochissimo prodotto all'interno, finisce veramente velocemente. Se non lo usate per un po', cambia la formula, quindi dovete usarlo in maniera continuativa, non potete pensare di tenerlo per le occasioni, ma dovete sfruttarlo giorno dopo giorno. E poi sì, come vedete, ha una buona coprenza, dà una bella luminosità, è indubbiamente un buon prodotto, ma ripeto, per quanto mi riguarda, ci sono tanti altri bei prodotti che costano un terzo, un quarto, e quindi ecco, secondo me non ne vale la pena. E come vedete, sì, si sfuma, ma non è neanche la cosa più facile del mondo da sfumare, non lo so. Diciamo che di tutti i prodotti usciti in casa, Charlotte non è il mio preferito. Ok, adesso andremo a provare assieme la cipria compatta. Ecco, sono già riuscita a riempirla di ditate. Il pack comunque è elegantissimo. Io, come avete visto, ho acquistato la colorazione 1 Fair, ma sappiate che è disponibile in tre varianti colore. Vado ad applicarla
qua per fissare il contorno occhi e poi mi concentrerò soprattutto nella zona T. Sapete che anche quella in polvere libera è una cipria molto più luminosa che si può utilizzare anche sul contorno occhi, perfetta se magari avete un incarnato spinto o vi piace l'effetto molto glowy, molto luminoso, oppure ancora secondo me è perfetta se avete una pelle da normale a secca e volete sì fissare il make-up e far sì che duri per tutta la giornata. Ma allo stesso tempo, cambio pennello, ma allo stesso tempo che non vada a spegnervi e a seccarvi ulteriormente il viso, la pelle, perché in effetti ci sono alcune cipre che settano, fissano molto molto bene, però allo stesso tempo vanno a seccare e a evidenziare quelle che sono magari eventuali pellicine o secchezze del viso. Quella cipria non lo fa assolutamente, anzi, dona una bellissima luminosità molto molto naturale. L'unica pecca per quanto mi riguarda è l'odore, ma mi ha detto una di voi che lei la possiede e la sua non ha quell'odore terribile. Quindi può essere che sia la mia, magari essersi rovinata durante il trasporto, essere uscita male, va a sapere cos'è successo. C'è di certo che ha quell'odore da quando io l'ho acquistata, non è cambiata nel tempo, quindi sinceramente non lo so. Ok, ho settato la mia base, partiamo. Vorrei stoppare il viso un attimo così, poi lo riprenderemo. Vado a tirare fuori la palettina Pillow Talk, la Luxury Palette. Io ho questa piccinina, ne è uscita anche una molto più grande con diverse varianti colori. Non escludo che magari in futuro potrei farci un pensierino, ma al momento ho preferito questa, possedendo già tante palette, perché è perfetta da portare anche in viaggio oppure un make-up da tutti i giorni. Ho pensato che fosse più sfruttabile. Allora, abbiamo quattro colorazioni: una leggermente satinata, due opache e questo pop di colore molto, diciamo, perlescente, glitterato. Allora, cosa consiglia zia Charlotte? Di prendere un pennello da sfumatura, prendere il primo colore, questo più chiaro, il primer, lei lo chiama il prime, e di andarlo a prelevare e a mettere su tutta la palpebra mobile. Ma non solo, di portarlo anche all'interno qua del condotto e nella piega, proprio perché ha una funzione di primer. Ed è per questo che, come avete visto, io non ne ho applicato uno specifico, ma andrò ad utilizzare questo ombretto. Certo, al di sotto ho messo un pochino di correttore che poi ho fissato con la cipria, questo sì. Ecco qua. Poi sempre con il medesimo colore, col medesimo pennello, abbiate pazienza, che è di Zoeva del 228 Luxe Crease, vado in senso orario a prendere questo opaco qua, che è un opaco piuttosto chiaro, un bel rosa, ma un rosa un po' polveroso, rende l'idea, un rosa antico, diciamo così, che vado a sfumare nella mia crease, nella mia piega, per iniziare a dare un po' di profondità al mio sguardo e andare un po' di dimensione al make-up. Diciamo che questi colori si sfumano veramente, che è una meraviglia. Sono a prova di principiante, li consiglierei a chiunque, anche a una palpebra AG, perché non fanno macchia, non sono colori troppo invadenti, che bisogna lavorare con cura, avere una mano esperta. Vedete, cioè, è difficilissimo veramente fare un pastrocchio. Poi, con un pennello angolato, questo è di Neve, è Rose Angled, vado a prelevare l'altro colore, sempre opaco, ma smoke, per dare veramente definizione allo sguardo, quindi lo andrò a stendere nella V esterna. Non hanno nomi questi ombretti, o almeno
Abbiamo Prime, sì, Aprete, non so se si pronunci così, il 2 Enhance per appunto enfatizzare la piega, il 3 Smoke e poi abbiamo il Pop. Allora, vado a prelevarlo con questo pennellino, scuoto eventuale eccesso di prodotto, ma devo dire che non spolverano né in cialda né poi sul viso, quindi potete tranquillamente fare la base sotto. In questo caso non stiamo parlando di un ombretto particolarmente scuro, come potete vedere. Si definisce, però è un ombretto che può essere usato, secondo me, anche su tutta la palpebra mobile, magari per un look super super veloce al mattino, ed è bellissimo perché è un rosa ma con molto nocciola all'interno, quasi come se fosse un nocciola rosato, molto particolare, molto elegante e raffinato, veramente bellissimo. Poi riprendo il pennello di prima, scusate, e vado a dare un'ulteriore sfumata. Ok, per fondere bene i due colori. Dopodiché, col mio ditino vado a prendere l'ultimo colore della palette, che è questo, il pop di colore. Vado col mio dito a prelevarlo e, come fa lei, lo applico sulla mia lid, sulla mia palpebra mobile per dare una bella luminosità. Diciamo che questo ombretto ha parecchi glitterini al suo interno, sembrano non fare fallout, vanno ben pressati, forse è per questo che consiglia di utilizzarlo con le dita, proprio perché si scalda il prodotto e si riesce ad appiccicare meglio alla palpebra. Se volete, al di sotto potreste usare una colla per glitter per essere sicuri di evitare svolazzamenti vari e che restino lì per tutta la giornata. È un risultato sicuramente molto 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 naturale, molto easy, adatto a tutti i giorni, perché no, anche un'uscita serale. Però ecco, se vi aspettate dei colori sorprendenti, non è così, però hanno una qualità ottima e nella loro semplicità sono molto particolari, ripeto, ed eleganti. Vado a riprendere il Prime, il primo colore che abbiamo utilizzato, e visto che è leggermente satinato, lo vado a pressare anche qua dal condotto lacrimale per aprire un pochino lo sguardo. Adesso voglio utilizzare con voi l'eyeliner nella variante Pillow Talk, cioè la matita che Charlotte usa sempre come eyeliner nella variante colore, appunto, Pillow Talk, e la andrò a mettere sia nella rima interna dell'occhio, vado a fare con voi. Ok, è particolarissima, ve la faccio vedere sgocciata. Ok, è un marrone molto molto caldo, intenso ma scrivente. Immaginate un marrone scuro ma caldo, è molto particolare, molto, non possiedo nulla di simile, è molto diversa da Barbarella Brown perché ha una componente molto più marcata di rosso all'interno. E dopodiché vado a sfumare intanto. Così termino il make-up, prendo un pennellino piccinino di precisione, prendo il colore più scuro della palette, questo qua, Smoke, lo Smoke Color, anche se in realtà poi tanto scuro non è, e vado a sfumare qua la palpebra inferiore, sia per fissare il colore e sia per rendere il make-up un pochino meno definito. Ok, dopodiché riprendo la matita e non vado proprio a fare un eyeliner con la codina, almeno non credo, perché vorrei tenerlo abbastanza naturale ed elegante, ma vado semplicemente qua all'attaccatura delle ciglia
per intensificare un pochino lo sguardo. Soprattutto parto da metà e vado verso l'esterno. Ecco, giusto una cosina così. Non è importante che siate molto precise perché si sfumano benissimo e anche perché la punta non è eccessivamente sottile, però vedete che incornicia già molto bene lo sguardo. Vado a riprendere questo pennellino e vado a sfumare per bene la matita che è burro, quindi è difficilissimo anche qua che facciate un pasticcio. E poi eventualmente faccio questo movimento per portare quello che avanza verso l'esterno, ma senza fare una codina. Le sopracciglia adesso le andrò a fare off camera perché è l'unica tipologia di prodotto che non possiedo in casa Charlotte Tilbury perché ciò che è in gamma non mi attira particolarmente. Anche mascara per sopracciglia che io utilizzo tantissimo. Magari saranno anche validi, ma costano un occhio della testa quando quelli di Neve Cosmetics sono perfetti e costano la metà almeno. Quindi non penso proprio che acquisterò quella tipologia di prodotto. Vado a ultimare il make-up occhi con questo campioncino del Legendary Lashes Volume 2, che devo dire non mi dispiace affatto. Però anche il mascara, sono onesta, è una categoria di prodotto sulla quale non trovo necessario investire così tanti soldi, perché ci sono dei mascara veramente, veramente validi, sono riuscita anche a sporcarmi, che costano molto, molto, molto meno e hanno un'ottima tenuta, un'ottima durata, una buona resistenza e un effetto molto bello, altrettanto bello. Questo mi piace. Perché separa le ciglia ma le volumizza molto molto bene, durante la giornata ha un'ottima tenuta, non si sgretola, non si stampa, però costa veramente tanto, troppo. Adesso vado a ridisegnare le sopracciglia, ricreare lo stesso make-up dall'altro occhio, aspetto che si asciughi e pulisco qua, visto che ho sbavato un pochino, e torno da voi perché utilizzeremo gli altri prodotti della linea Pillow Talk per terminare il make-up viso e labbra. A più tardi. Eccomi tornata, ragazze e ragazzi. Look completato, ho ridefinito un attimino le sopracciglia e ho ultimato il make-up. Devo dire che sono molto soddisfatta del risultato, è un look che indosserei veramente in tutte le occasioni. Mi piace perché lo trovo molto versatile e se dovessi andare ad esempio in vacanza potrei portarmi anche solo questa perché mi sentirei in ordine in tutte le occasioni. Ma andiamo avanti. Prendo uno dei miei prodotti preferiti di sempre per sempre della gamma e non solo, che è questo duo di terra e illuminante. Mi piacciono tantissimo perché hanno una sfumabilità incredibile e sfumabilità penso che sia un po' il segreto e la caratteristica che accomuna tutte le polveri del brand, che siano esse polveri viso o ombretti, quindi polveri per gli occhi. Come vedete, in un attimo ho sfumato, ma mi cambia proprio il viso, me lo definisce, gli dona tridimensionalità, lo scalda, ma in una maniera super, super, super naturale. È impossibile fare macchia, è impossibile fare pasticci con queste polveri ed è forse questo. La chiave, questa è la chiave del successo del brand, perché sono dei prodotti che veramente può usare chiunque su qualsiasi tipologia di pelle. C'è proprio differenza tra questa parte e questa. E in un attimo vi cambia proprio il viso. È una polvere poi che non è né troppo fredda, grigiastra, neanche troppo rossastra, quindi aranciata, è proprio una bella via di mezzo con un unico prodotto fatto sia contour sia bronzer. Mi piace ed è forse il prodotto che prima di ogni altro
vi consiglierei di acquistare. È disponibile anche in una variante più scura, se avete naturalmente un incarnato medio scuro. Io ero tentata di acquistarla per il periodo estivo, però poi devo essere sincera, ho ancora tante terre scure che durante l'anno non posso sfruttare e quindi quest'anno penso che lo bypasserò l'acquisto e cercherò di sfruttarmi le terre che avevo già nella Makeup Collection. Dopodiché vado a prendere un altro pennellino e vado a prendere l'highlight, quindi il colore illuminante. È un illuminante discreto ma comunque visibile, non è come applicare nulla, ma anch'esso molto molto naturale, un illuminante che potrebbe essere perfetto a mio avviso per una sposa, per una cerimonia molto importante, quotidiana, nel senso una cerimonia che si tiene di giorno, proprio perché vi dà la giusta luce, però guardate che meraviglia! Però io vi giuro assolutamente che potreste far venire qua qualcuno con la lente di ingrandimento e non capirebbe che avete addosso un prodotto. Ma sembra proprio la vostra pelle con una bella skin care molto curata, bella luminosa, bellissimo. Poi naturalmente io ho una pelle mista che tende a lucidarsi nella zona T, quindi lo applico solo in queste zone. Ma se avete una pelle secca potete usare, applicarlo anche un po' sul mento. Un altro punto dove mi piace applicarlo leggermente è qua, perché dà un po' l'effetto, forse un po' sudato, non lo so. Però apre tantissimo, mi piace un sacco, cosa che con degli illuminanti glitterati o molto molto visibili non potete assolutamente fare. Bellissimo, questo prodotto è il top. Per quanto riguarda invece il blush, usiamo assolutamente il Pillow Talk. Io oggi proverei l'original, anche se io possiedo anche quello Intense, perché è veramente scura. Adesso ve li faccio vedere a confronto. Quindi potrà andare bene quest'estate. Il pack esterno primario è uguale, il secondario no, perché il Pillow Talk è nella versione classica, l'Intense è in questa rosata. Ve li faccio vedere vicini. Questo è l'original, ha l'esterno più scuro e il centro più chiaro, illuminante, quindi swish and pop, va prelevato girando il pennello e poi picchiettando il centro. È leggermente satinato questo blush, ha una leggera satinatura. L'Intense ha lo stesso criterio, quindi un cerchio esterno più scuro, intenso, questa volta opaco, e il centro più pearlescente, più luminoso e più chiaro. Ma ve li metto a confronto, vedete che c'è proprio, ecco, così forse li riuscite a vedere bene, c'è proprio un abisso, questo è molto molto più scuro. Tuttavia voglio provare, allora prendo il pennello e vado prima ad applicare questo chiaro, scuoto l'eccesso da questa parte, è perfetto per me adesso questo. Mi dà quel giusto colore, effetto sano, bellissimo. E poi prendo invece solo il centro, sorrido e lo applico proprio qua, sulla pommette. Ah, che bello, che bello, che bello. Sono proprio felice, mi piace tantissimo. No, volevo applicare l'altro di là, però è veramente troppo scuro perché già questo, per la mia tonalità di pelle, bello intenso, l'altro sarebbe veramente troppo. Me lo godrò tra un mese e due, si spera. Quindi ripetiamo: swish, prendiamo l'esterno, lo applichiamo sulla gota e io lo porto anche un po' all'esterno perché si fonda con l'illuminante e con la terra, e poi dopodiché prelevo solo il centro, sorrido e lo applico qua sulla pommette. Poi riprendo il pennello da cipria e vado a sfumare i bordi.
A me il risultato piace proprio tantissimo, un risultato bello fresco, di incarnato luminoso, sano, non artificiale per nulla. Io sono proprio soddisfatta. Poi, per quanto riguarda la matita labbra, io possiedo solo la matita Pillow Talk nella variante original perché trovo che sia molto simile al colore delle mie labbra e quindi per qualsiasi rossetto io vado a indossare dopo va bene. Quindi vado a applicare lei. Voilà, e adesso al centro delle labbra, anziché andare ad indossare la versione original, eccola qua, perché ve l'ho già fatta vedere nel video dedicato a Charlotte sulla base luminosa, che vi lascio sempre magari al fondo di questo video, andrò a mettere la medium. Così vi faccio vedere un pochino la differenza. Eccola qua, in tutto il suo splendore. Mi prendo magari uno specchiettino perché con la videocamera è difficile e lo vado ad applicare assieme a voi. Questo è il risultato. Il colore è veramente meraviglioso. Ok, veramente, veramente stupendo. E dal vivo i Matte Revolution di Charlotte hanno la particolarità, pur essendo matte opachi, di fare proprio effetto labbra polpose, nutrite, idratate, non le vanno a prosciugare, a risecchire. Potete indossarli dal mattino a sera con un comfort estremo, ma hanno proprio un effetto levigatezza sulle labbra incredibile. Ora io vi voglio far vedere swatchati, vi metto la matita Pillow Talk. Quando parliamo di nude rosato, riferendoci a Pillow Talk, non pensate a un rosa Barbie, al rosa del mio maglione, al rosa della mia borraccia. Pensate a un rosa molto elegante, molto sofisticato, a un rosa nocciola, a un rosa carne, a un rosa, come posso dire, antico, molto bello sulle labbra. Allora, ma in generale, questo vale per il blush, non è un rosa neon, non è un rosa acceso, fluo, né un rosa freddo, è un rosa molto nocciola, ecco. Poi vi voglio far vedere accanto il Pillow Talk nella versione original. Ecco qua, vedete che sono proprio identiche. Ecco qua, matita e lipstick. Accanto ancora vi metto il Pillow Talk Medium che io ho indosso. Se mi volete vedere indossato invece l'original, vi rimando a quel video che vi metto in scheda alla fine di questo. E infine vi voglio far vedere anche l'Intense, che però ha un finish diverso perché si tratta di un kissing e non di un Matte Revolution. Quindi anche, vedete, lo stick cambia, non ha questa forma quadrangolare, ma ha la classica forma di lipstick a goccia ed è una formula più idratante. Questo è il rossetto, è decisamente più scuro dell'original, non lo trovo tanto più scuro del medium, ma cambia proprio la formula, il finish. È molto più luminoso, un po' più glossy, dipende da ciò che vi piace, ciò che cercate e anche dalla vostra tonalità di pelle. Io li ho acquistati volentieri tutti e tre perché il classico, l'original e il medium, cioè li posso usare sempre tutti i giorni anche per andare a lavoro, ma anche l'intense, magari intensificando un po' il make-up occhi per la sera, secondo me è veramente, veramente bello, molto sfruttabile. Basta. Questo è quanto. Io mi allontano un attimo e voglio ricapitolare un pochino qual è la mia opinione riguardo questa linea. Allora, partendo dal make-up occhi,
Io vi dico che questi ombretti a me piacciono molto, è una palette molto compatta, è una palette molto costosa perché parliamo di 50 euro. Vi ricordo che in info box vi lascio un link, se accedete al sito di Charlotte Tilbury tramite questo link oppure nella casella apposita inserite il mio nome e cognome Martina Vinay, avete diritto sul vostro primo ordine, se supera i 100 euro, a uno sconto di 20 euro, che insomma su 100 non sono affatto pochi. Tra l'altro, iscrivendovi alla newsletter col primo ordine avete, ora non ricordo se un 10 o un 15%, e i 20 euro sono cumulabili, quindi un ulteriore sconto di 20 euro. Aperta e chiusa parentesi. Comunque, si tratta sicuramente di un prodotto costoso. Vi consiglio di guardarvi bene tutti i quad, di non acquistarne una valangata, ma di iniziare acquistandone uno, quello che più parla al vostro cuore, quello che più vedete addosso a voi, quello che secondo voi sfruttereste di più. Sono sicuramente palette molto versatili. La qualità degli ombretti è eccellente, ma dipende da cosa cercate. Se cercate un ombretto dal payoff estremo, che solo sfiorato e applicato rilascia un colore incredibilmente saturo, vibrante, non sono gli ombretti che fanno per voi. Se vi piace un wash of color, un effetto molto naturale, molto sofisticato, molto elegante, specialmente se avete una palpebra molto secca o molto segnata, che quindi ha bisogno di ombretti da una texture molto levigante, setosa, anche per certi versi riempitiva, questi sono gli ombretti che fanno per voi. Io vi dico la verità. Mi piacciono molto gli ombretti come quelli di Anastasia Beverly Hills, per dire, ma quando voglio un look particolare, d'effetto, che si noti, questi sono i classici colori, le classiche polveri che userei sempre. Sempre, tutti i giorni, per un make-up veloce, anche solo un colore di questi opaco su tutta la mobile, secondo me è meraviglioso. È la palette che portate alla fine, che usate tutta, tutti i giorni, che potreste finire. Ecco, questo è il senso. Dipende da voi da cosa cercate. Nel complesso, a me questa ha fatto un'ottima impressione. Per quanto riguarda, l'eyeliner, è un colore particolarissimo. Diverso da Barbarella Brown che vi metto accanto. Ok, per farvi capire, questo è Pillow Talk, questa è Barbarella Brown. Sono due marroni, ma questo ha una componente molto più calda, molto più rossa all'interno, e questo è un classico bel marrone scuro. Sono diverse, opache entrambe, sono matite molto morbide e questo vale sia per le matite occhi sia per le matite labbra. Sono molto burrose, molto morbide, scrivono immediatamente per quanto riguarda quelle occhi, sia nella rima interna sia in quella esterna, hanno veramente un'ottima qualità, si sfumano in una molto semplicemente, veramente, anche se non avete una grande manualità, siete alle prime armi, se fate un pasticcio in un attimo lo sfumate e risolvete, ma poi si fissano e rimangono lì per tutto il giorno. Quelle labbra hanno proprio anche un effetto levigante, riempitivo, specialmente se avete il codice a barre, le rughette qua, quindi sulle labbra, sul contorno labbra, hanno un bellissimo effetto, anche qua molto morbide, molto sfumabili, ma poi si fissano. Mi piacciono entrambi, la matita labbra Pillow Talk Original perché la posso praticamente utilizzare essendo il colore delle mie labbra con tutti gli ombretti della mia collezione, quella occhi perché è particolarissima e non ho niente del genere, è molto bella, molto d'effetto. Per quanto riguarda i blush, come vedete, ha una bellissima sfumabilità. È un colore proprio l'effetto bombine, elegante, salute, guanciotte sane, incarnato fresco e luminoso. Mi piace il fatto che divida la parte più pigmentata da quella più luminosa, così a seconda dell'occasione e del vostro gusto potete scegliere se miscelarle, se usare prevalentemente una parte oppure l'altra.
Mi riserverò di aggiornarvi sulla variante più scura, ma vedete che già questa è bella ad effetto su di me, potete immaginare quella scura, quindi la proverò un po' più avanti quando prenderò un po' più di colore. Per quanto riguarda i rossetti, secondo me sono colori meravigliosi, meravigliosi, sfruttabilissimi. Sono sicura che consigliandoveli non mi direte mai, Marti, non mi piacciono, perché la texture è incredibile. Sono i rossetti migliori che io abbia mai provato, e credetemi, ho provato Chanel, Dior, Natasha Denona, Huda, Anastasia Beverly Hills, Clio Makeup, MAC. Sapete che i rossetti mi piacciono tantissimo. Tutti quelli che vi ho menzionato sono formulazioni ottime che sfrutto, che mi piacciono, ma queste hanno proprio un quid in più. Proprio per questo fatto, perché soprattutto i Matte Revolution, pur essendo opachi, sono morbidi, non si percepiscono, non sono spessi, durano tantissimo sulle labbra, hanno veramente una qualità estrema. E per quanto riguarda questi della linea Pillow Talk, hanno colori che nella loro semplicità sono molto originali. E sono sicura che il classico rossetto che vi mettete in borsa e che potete usare per andare a lavoro di giorno, per andarvi a mangiare una pizza con le vostre amiche alla sera o al cinema, e fanno una grandissima bella impressione. Ecco, sono quelli che io potrei usare fino alla fine. Basta, questo è quanto. Se avete ulteriori dubbi, perplessità, non fatevi veramente problemi, scrivetemi giù nei commenti che io vi rispondo il prima possibile. Grazie se siete arrivati fin qua di cuore, io vi mando un grosso bacio, spero di avervi tenuto compagnia, ci vediamo come sempre nel prossimo video. No.